Schillaci, più dignità per i medici specializzandi, verifiche per revisione contratto. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che faccio principalmente per far sì che ci possiamo confrontare su un argomento che a me sta molto a cuore, che collego all'evento di Anao Assomed sugli stati generali della formazione specialistica che si è tenuto il 31 maggio, 1 giugno a Roma. Allora, io purtroppo non ho potuto partecipare direttamente e ho visto che sotto i video mi chiedete dei commenti alle proposte di Anao Assomed. Vorrei andare con ordine. Innanzitutto, in questo articolo viene scritto: stiamo facendo approfondimenti e verifiche per valutare la possibilità di modificare l'attuale natura del contratto di formazione medico-specialistica in contratto di formazione e lavoro, anche per rendere più attrattive tutte quelle specializzazioni che oggi hanno purtroppo alte percentuali, vabbè, qui c'è un refuso, di contratti non assegnati o rinunce. E qui, con toni enfatici, viene detto che non era mai accaduto che un ministro della salute dicesse così chiaramente che occorre riformare il contratto degli specializzandi per dar loro dignità, e ciò accaduto agli stati generali che abbiamo organizzato. Alto un secondo, ti è utile questo contenuto? Te ne vorrei portare tanti altri, ma per farlo occorrono molte risorse: strumentazione, tempo, videomaker, grafici, programmi, eccetera. Quello che puoi fare proprio ora è sostenere questo progetto offrendomi l'equivalente di un caffè al link che trovi qui sotto, oppure entrando nella community. Tutto verrà usato per portarti sempre più contenuti. Inoltre puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e condividere questo video. In questo modo ci farai crescere e ci permetterai di collaborare con realtà sempre più importanti e dunque portarti nuovi contenuti. Perciò proprio tu puoi fare tanto per questo progetto. Quindi, oggettivamente le premesse sono ottime, perciò complimenti ad Anao e all'associazione LS. Ma vorrei sfruttare questo spazio per confrontarmi con voi su questo passaggio fondamentale, cioè sostanzialmente su questo shift dell'inquadramento dello specializzando, che a quanto pare andrà verso un inquadramento diverso, cioè non più formazione medico specialista, ma contratto di formazione e lavoro. Cosa cambia? Cambia tutto, perché attualmente lo specializzando è un percettore di una borsa di studio che è esentasse, che ha delle regole teoriche di timbratura, di smonti, ma se lavora di notte, nel weekend, più delle ore che deve fare, eccetera eccetera, non è tutelato né tra virgolette normato, o meglio nessuno vigila che siano rispettati i tempi di recupero, nessuno, diciamo quasi nessuno, ecco, mettiamola così, così è più edulcorata, ma il concetto di base è che 99,9%, tranne rare eccezioni, se lo specializzando lavora, per dire, sabato o domenica, non è che proprio tutti si preoccupano di dire: beh, è una festività lavorata e quindi dobbiamo dargli il recupero. Ecco, cose pratiche di questo tipo. Quindi, tutto bene? Non lo so. Partiamo dal decreto Calabria, che è tantissimo l'esempio che cerco di intervistare per parlare di questi argomenti a LS, ma insomma, hanno delle disponibilità. Non sempre, ecco, ottengo risposta diretta, ma fa niente, Transat, questo non è importante. Il punto fondamentale però è che ci sono delle associazioni di rappresentanza che vedono il decreto Calabria come la manna dal cielo. Io però vorrei confrontarvi con voi perché ci intravedo tantissime criticità, ovvero innanzitutto che se ne dica nel pratico quello che realmente può fare uno specializzando assunto col decreto Calabria. Sì, magari dal punto di vista legislativo è chiaro, ma dal punto di vista pratico, appunto, della vita di tutti i giorni, no. Cioè, lo specializzando assunto col decreto Calabria può fare le consulenze in pronto soccorso? Può fare le notti, tra virgolette, da solo o da sola? Può fare gli ambulatori? Ebbene, nel mondo reale tutto questo è molto molto nebuloso, perché anche a parità di specializzazione, quindi non lo so, anestesisti, per dire, internisti, chirurghi generali, otorini, sceglietene una a caso, in alcuni ospedali fanno fare certe cose e in altri no, perché è vero che lo specializzando è assunto col decreto Calabria, ma se non può fare tutte le cose di cui sopra, nelle unità operative è sostanzialmente inutile. Facciamo un esempio pratico: lo specializzando di chirurgia generale del, diciamo, terzo anno, così un po' una via di mezzo, che viene assunto col decreto Calabria, perfetto. Che cosa gli facciamo fare? Io sono quello che deve fare i turni e quindi devo un attimo piazzarlo. Perfetto. Abbiamo sulla carta un'unità in più. È stato fatto il concorso, sono state fatte le due graduatorie, quelle per gli specializzandi e quelle per gli specialisti. È stata esaurita la graduatoria degli specialisti, si è attinto alla graduatoria degli specializzandi. Francesco Rossi è il primo specializzando classificato. Io direzione l'ho chiamato e lui ha detto sì, accetto l'incarico. Perfetto. Ha espletato i passaggi burocratici e adesso Francesco Rossi è stato assunto nell'unità operativa in cui lavoro con il decreto Calabria.
ha fatto il suo affiancamento, sa come funzionano i programmi, siamo a fine mese e sto facendo i turni del mese. Ora, cominciamo a riempire le caselle. Lunedì mattina, sala operatoria. Lo posso mettere? Beh, sì, ovviamente non lo metto insieme a uno specializzando del secondo anno, lo affianco a uno specialista, magari, insomma, è stato appena assunto, senior, però nessun problema, quella casella è riempita. Ok, martedì. Martedì c'è l'ambulatorio, però un attimo, è un ambulatorio specialistico, quindi in quell'ambulatorio si danno indicazioni specialistiche ai pazienti, si dice se un paziente deve venire operato o no, si mette in lista d'attesa, si chiedono ulteriori esami. Francesco lo potrà fare? È assunto, sì, però è assunto come specializzando. Non lo so, vabbè, vediamo mercoledì. Allora, mercoledì... Vabbè, mercoledì c'è il giro, può fare il giro. Sì, facciamogli fare il giro, visto, perfetto. Giovedì. Giovedì c'è la notte scoperta. Ma può fare la notte? E qui ovviamente si apre un cinema. Perché trattandosi di chirurgia non c'è mai un chirurgo da solo. Cioè c'è il chirurgo presente in struttura e quello reperibile. Quindi... teoricamente Francesco è tutelato? Beh sì, c'è il reperibile a casa. Però si torna al problema di prima. Insomma, deve dare delle indicazioni specialistiche. Se viene chiamato dal reparto per prescrivere terapie, seguire i nostri pazienti, va bene. Ma se viene chiamato dal pronto soccorso? E questo è anche il problema dei lunedì della settimana prossima. Cioè, io dovrei mettere Francesco di guardia. Però colui o colei che è di guardia è chiamato dal pronto soccorso per gestire i traumi, per dare anche lì delle indicazioni specialistiche ai pazienti di pronto soccorso. E sì, c'è qualcuno in giro ovviamente lunedì, durante le 12 ore, però sì, insomma... tecnicamente dalle, non so, 5-6 fino alla fine della guardia è qua da solo. C'è anche in quel caso un reperibile. E poi c'è sempre il primario che può essere chiamato in qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma, sì, lo potrà fare? Ok, beh, poi martedì purtroppo ci tocca, c'è la nostra guardia attiva in pronto soccorso, in cui non siamo consulenti, siamo medici accettanti. Lo potrà fare Francesco? Beh, in quel caso probabilmente sì. Perché c'è sia una guardia giorno che un reperibile. Quindi, bah, tecnicamente credo proprio di sì. E poi, insomma, in pronto soccorso ci può lavorare chiunque, quindi, ma sì, mettiamolo lì. Ecco, questi ragionamenti sono diffusi su tutto lo stivale e sono le reali problematiche con le quali ci si confronta nella vita di tutti i giorni. Ora, guardiamolo anche dall'altro punto di vista, cioè di Francesco, che ricordo è sempre lo specializzando del terzo anno di chirurgia generale. In sala operatoria è insieme a un senior e dice: oh, finalmente non devo avere altri due strutturati, a parte a me, lavati al tavolo. Posso crescere dal punto di vista chirurgico, però me la sento di fare l'ambulatorio da solo? Sì, posso sempre chiamare, però, caspita, non è che posso chiamare per ogni paziente. E poi di notte, insomma, essere qui da solo, ma potrò farlo? Non potrò farlo? Me la sento? Non me la sento? E poi quando mi chiamano al pronto soccorso per gestire i traumi o dare le indicazioni chirurgiche? Sì, cioè io ho fatto i 2 anni, però ero sempre con qualcuno e adesso sono da solo, quindi mi avranno formato adeguatamente? No, io non mi sento pronto. E tanti altri ragionamenti di questo tipo. Ora, come vi ho detto all'inizio, ritengo sia molto importante raccogliere le vostre opinioni e le vostre esperienze. Quindi qui sotto avete tutto lo spazio, descrivete, raccontate, utilizzatelo veramente per confrontarvi, perché è un tema estremamente importante, con delle implicazioni enormi sul nostro sistema sanitario nazionale, sulla formazione e quindi sul futuro della salute della popolazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'importanza di, se vi è stato utile, condividere questo contenuto, di sostenere direttamente questo progetto o facendo una donazione al link qui sotto oppure diventando nostro Patreon, così da entrare in gruppi Telegram riservati, avere un contatto diretto con me e con i miei collaboratori e avere accesso a contenuti in anteprima o esclusivi. È anche importantissimo iscrivervi ora a questo canale, lasciare un bel like e io vi do l'appuntamento ad un prossimo video. Ciao!